Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video. Allora siamo qui oggi con, se ricordo bene, la settima puntata di The Elder Scrolls Online. Allora intanto ringrazio tutti i commenti che mi arrivano in questi giorni su tutti i video che finora ho fatto su questo gioco, li ringrazio tutti quanti, cerco di rispondere il più possibile a tutte le richieste che mi fate, a tutte le domande più che altro che mi fate riguardante questo gioco. Ok. Prima cosa che noterete sicuramente è che non c'è più il Bretone, ma c'è questo bellissimo Argoniano. Allora, ho cambiato personaggio per due precisi motivi. Allora, vedevo che il Bretone, quando lo giocavo, non mi rappresentava, non riuscivo più a vedere un altro personaggio al di fuori dell'Argoniano come un qualcosa che mi rappresentasse. Perché, come voi sapete benissimo, l'Argoniano ci ha accompagnato per quasi tutte le guide, tranne forse le prime, perché avevo il Bretone, appunto. Ma per il fatto che questa creatura, questa classe, è quella che si avvicina più al mio nome, al mio nickname su YouTube, quindi appunto Guerriero Raptor. E questo è il primo motivo. Il secondo è che in questi episodi ci sarà una persona, in questi nuovi episodi che verranno più avanti, ci sarà una persona che mi accompagnerà in queste vicende. È una persona che sicuramente chi di voi ha giocato a Skyrim conosce benissimo. Non vi dico il nome, provate a indovinarlo con i commenti qui sotto al video, provate a scrivere il nome di questa persona, vi dico soltanto che come personaggio, come classe, ormai si sa, prende sempre quella classe perché lo rappresenta, rappresenta il suo nome, anche il suo stile di gioco, ed è il Khajiit la classe. Sicuramente molti di voi avranno capito di chi sto parlando, molti di voi non crederanno a questa cosa. Questa cosa che finalmente, dopo tantissimo tempo, ci ha dato la possibilità a questo gioco di Elder Scrolls di fare qualcosa insieme. Visto che abbiamo trattato lo stesso gioco per tantissimo tempo, stiamo parlando di Skyrim, abbiamo trattato Skyrim per tantissimo tempo e Elder Scrolls ci ha dato la possibilità di fare qualcosa insieme, giocarlo insieme, proprio insieme, con gli stessi personaggi, facendo missioni e quest, e finalmente potremmo farlo. Molti di voi saranno sicuramente felicissimi, e io per primo lo sono, infatti sono stato io a invogliarlo, a insistere ad acquistare The Elder Scrolls perché lui non voleva comprarlo, infatti ha fatto anche un video in cui diceva che non l'avrebbe comprato. Io ho insistito così tanto perché io ho detto guarda, è la possibilità che possiamo per fare qualcosa insieme, veramente di bello, unico, che nessuno sta facendo, più che altro non è al nostro livello perché noi abbiamo fatto tanto per Skyrim. E perciò questa persona ci sarà nei prossimi video. Allora, siamo arrivati qui, torniamo un attimo a noi. Allora, devo fare alcune missioni che già ho fatto con il Bretone, perciò non le rifarò in questo video. In questo video cercherò di fare la missione che ci ha dato Molla. Non so se ve la ricordate. Quell'NPC che chiedeva di aiutare i suoi tre amici, che si chiama Falta, Runes in Wild e Brand. Perciò faremo questa missione, che così voi non l'avete vista e non ci sono problemi di ripetere e ripetere, poi quelle le giocherò per conto mio. Un'altra novità, come vedete, al fatto che è un Argoniano, le abilità, ho scelto il Paladino. Ho scelto il Paladino perché, anche per il fatto che giocherò con questa persona e mi serviva una classe non tanto di supporto, ma sì, di supporto che potesse dare aiuto ad un team. Noi siamo ora una squadra e perciò serviva qualcuno che lo facesse. E io ho scelto il Paladino. Il Paladino con l'abilità di recupero di vita in più queste di danno riguardanti al fuoco, quindi danni di fuoco. E riguardo invece questo albero di abilità, le Adric Spear, non le potenzierò, non utilizzerò queste abilità, utilizzerò soltanto questa, Dawn's Rot e Restoring Light, queste due soltanto. Invece per le armi utilizzerò il Restoration Staff, questo qui, che ancora devo sbloccare le abilità, e con le armor le stesse cose, Light Armor, e via dicendo, le cose che avete visto nel Bretone. Invece, per chi di voi è interessato a queste cose, gli attributi sono sempre, li applico sempre, due magica, uno salute, due magica, uno salute. Così si fa il mago, io faccio la build di un mago classico.
Sono sempre livello 5, sì. Se non ricordo male col Bretone, anche lo livello 5. Devo fare, ripeto, alcune missioni che già avevo fatto con il Bretone, che voi avete visto. E noi dirigiamoci e andiamo a salvare i compagni di Molla. Allora, sono contento, ripeto, mentre camminiamo e ci inoltriamo in questo panorama favoloso. Vi ringrazio tutti quanti per i messaggi che mi arrivano. Vi ringrazio tutti, dal primo all'ultimo. Molti mi dicono che parlo troppo nel video e gioco poco, nel senso mi soffermo troppo su alcune cose che potrei non soffermarmi. Però ragazzi, allora dovete capire che questo è la prima volta anche per me del gioco, e come ho fatto con Skyrim, che voi non avete visto la prima volta che l'ho giocato, a me mi piace osservare. E ad un iscritto gli ho risposto che è stato fortunato, che diciamo che la durata del mio incentrarmi su un qualcosa è poca, perché in inglese, se fosse stato in italiano, il doppio, il triplo del tempo nel leggere ogni cosa. Cos'è questo? Un Dark... come si chiama? Dark Ressor. Sì, questa è la creatura che si può evocare, la prima creatura che si può evocare con la prima skill. Allora, ne abbiamo salvato uno, come avete visto. Non so se vi ricordate il dialogo che ha fatto Molla all'inizio, nello scorso video, quando noi l'abbiamo incontrata. Pensava di essere uno skiver. Infatti dobbiamo salvare da una maledizione, se non ricordo bene, i suoi amici che si sono trasformati in skiver. Perciò ne abbiamo trovato uno e l'abbiamo salvato. Allora, benissimo. Ci stanno questi ragni che non l'avevo mai visti prima. È la prima volta che li vedo. Ed è già morto. Allora, come abilità per ora ce ne ho soltanto due, perché sto pian piano capendo un po' meglio il gioco. Perciò voglio sfruttare al meglio i punti skill. Nel senso che, allora, noi siamo dei maghi. All'inizio abbiamo pochissimo mana. Non abbiamo tanto mana per lanciare molte skill, molte abilità. Perciò ho detto e ho deciso di sceglierne soltanto due, di potenziarle il più presto possibile, perché più le utilizzo e più ho la possibilità poi di scegliere il suo potenziamento. E penso di giocare così per un po'. Non voglio spendere troppi punti per tante abilità che poi, dopo che ne lancio due, la terza non la riesco più a lanciare perché ho finito il mana. E preferisco utilizzarle su abilità riguardanti l'armatura, che ad esempio più pezzi ho dell'armatura leggera e più diminuisce il costo delle magie, e così via dicendo. Allora, intanto qui mi sto perdendo. Ecco, qui devo andare. La freccia mi dice di andare di qui. Oh. Mamma mia, stavo morendo. E poi, come vedete, la seconda skill è la vita. Però qui non ci devo andare, perché qui è è l'accampamento dei banditi che ora mi attaccheranno tutti quanti. Infatti, andiamocene di fretta, che qui è pericolosissimo qui, perché ce ne stanno veramente tanti. Vi do un consiglio: non ci andate o da soli oppure a questo livello qui basso, perché appena vi fermate, soprattutto se siete corpo a corpo, vi uccidono. Allora, no, qui è un'altra missione, non voglio attivarla per ora. Dobbiamo finire prima questa. E avevo intenzione di finirla proprio perché nella parte 6 pensavo che la missione che stavo facendo era di Molla, ma poi mi accorgo che no, era un'altra. Perciò volevo completarla e ho deciso di completarla qui con l'Argoniano come prima missione. Ok. Devo dire che è forte il paladino. Il paladino... perché io vi sto chiedendo, che mi sono arrivati messaggi, cos'è il... no, il paladino, scusate, il Templar, la classe del Templar. Sì, è un paladino. Paladino che ha la funzione, sì, da supporto. Supporto tank, chiamiamolo così, che aiuta la squadra curando. Infatti ha abilità d'area, di cura, anche di danno, come visto, il fuoco. E intanto salviamo qui lo skiver. Ecco, Brand abbiamo salvato, ci ringrazia. Andiamo a salvare l'ultimo. Intanto facciamo sempre esperienza.
lo consiglio, ragazzi, se trovate i nemici non evitateli, anche se può sembrare all'inizio noioso attaccarli sempre, però è sempre esperienza oggetti, perché ad esempio i lupi ci serve quella per craftare poi oggetti dal macchinario per gli abiti. Perciò fatelo, perché l'esperienza serve. Non uccidiamo questo. L'abilità, parlando un po' della la prima abilità, lancia, come avete visto, questa palla di fuoco che poi continua ad infliggere danni di fuoco per 4 secondi e mezzo. Io l'ho fatta arrivare al rango 4 e lì, come sapete bene, si ha la possibilità di scegliere poi il suo ulteriore potenziamento. Potevate scegliere tra, cioè si poteva scegliere tra l'abilità che aumentava la durata del danno inflitto del fuoco e il danno, che io non ho scelto. Io ho scelto invece il secondo potenziamento, che se ci sono dei nemici ne colpisce anche un altro, in pratica si sdoppia. Ci sono due nemici vicino, la lanciate una alla palla di fuoco e colpisce anche quell'altro. In pratica colpisce due nemici. Allora, intanto qui mi sto perdendo, dobbiamo andare avanti. E invece il 2 l'avete visto, cura. Ora l'ho utilizzato così per farvi vedere, ma cura. Allora, spero che vi piaccia l'agoniano. Fatemi sapere se l'aspetto che... Aspetta, mi metto qui alla luce così lo vedete meglio. Gli ho messo un tatuaggio per le scaglie, come vedete questo sono rosse. È uno stile proprio del corpo. E poi ci ho messo il tatuaggio sulla bocca, come vedete queste linee marroni. Fatemi sapere quindi in un commento se vi piace. Allora, l'ultimo dove sta? Vediamo la mappa, dov'è? Ah, sta qui. Save Runs in Wild. Un bel po' di strada ci dobbiamo fare. Non io, tanto ormai ci siamo abituati. Non voglio tagliarle queste parti di come posso dire, di percorso. Potrei tagliarle, ma non mi pare bello, perché lo stiamo vivendo insieme. E proprio per questo, se io cammino, anche voi dovete vedere me che cammino. Poi al massimo saltate, passate avanti, ma non mi va di tagliare nulla. Così, come voi vedete, è ciò che sto facendo e sto giocando per la prima volta insieme a voi. L'acqua è bellissima. Beh, sono quasi arrivato, dovrebbe stare qui. No, dov'è? Oh, un orso? Un orso? Vai, uccidiamolo, vediamo se ce la facciamo. Perché non ho mai provato finora a uccidere un orso. Vedere con il danno da fuoco quanto gli infliggo. Vabbè, non è che gli infliggo tanto, però. Però da lontano lo devastiamo. Perfetto. Vede che il fuoco continua ad infliggergli danno. Per 4 secondi e mezzo, se non dico cretinale. Allora, dov'è? Dovrebbe stare qui. Intanto prendiamo l'erba. Bug loss. Eccolo qui. No, perché non me lo clicca? Vai. Ok, abbiamo salvato anche... Ah, un argoniano. Anche lui è un argoniano. Dobbiamo parlare con Molla ora. E così sicuramente concluderemo questa quest. Un'altra cosa. Molti di voi mi chiedono di caricare due episodi al giorno. Allora, dovete pensare che io non è che gioco tanto a questo gioco, perché non posso giocarci tanto, perché, ad esempio, volessi giocare 4 ore, io dovrei registrare per 4 ore. E questo non è che è impossibile, però non me la sento proprio io, perché è una cosa che ci gioco per conto mio, 4 ore, ok. Qui devo registrare, perciò registrare per 4 ore consecutive, a un certo punto non saprei più che dire, oppure non... Così saranno tutti video non noiosi, però lenti proprio. Io parlerei ogni 20 minuti, così.
Perciò preferisco giocare quell'ora al giorno, quei 60 minuti, e poi dividerli a 20 minuti l'uno. Se per caso dovessi caricarne due al giorno, dovrei giocare di più perché altrimenti non li ho poi a disposizione, perché io mi anticipo con i video. Altrimenti non riuscirei ad avere questa costanza nel caricarli proprio uno al giorno allo stesso orario. Perciò non so se metterne due. Intanto rimarrei con uno al giorno, sempre alle 2, per chi di voi si chiede l'orario. Sempre alle 2 del pomeriggio esce un episodio. E poi, se continua ad andare così bene, ne metterò due. Però per ora, voglio continuare con questo andamento. Non voglio esagerare troppo, che poi, se vede bene come sono fatto io, può essere che da un momento all'altro non faccio più video. They're alive and they're not furry anymore. Ok. I don't know what we'd have done, living out the rest of our lives as cheese-eating rodents. If I ever find that mage, I'm going to show him what it means to be vermin. Complete quest. Abbiamo completato anche la quest Underfoot. E non abbiamo più quest, non abbiamo. Però abbiamo tantissimi oggetti. E possiamo cominciare a vedere questi ultimi 4 minuti. Possiamo vedere cosa possiamo andare a craftare. Così vediamo anche un po' che qualcuno di voi mi era chiesto se potevo far vedere meglio queste cose perché gli interessava. Allora, noi possiamo craftare un bastone, ad esempio, no? Un nuovo bastone. Abbiamo questo legno, come avete visto voi lo potete trovare in giro, ci cliccate e ve ne dà tre, se non ricordo male, tre pezzi. Poi ora noi lo mettiamo qui e raffiniamo. R raffina. You need un open inventory slot? Non ho capito. You need un open. Ok, ho bisogno di un. Ok, non me lo fa fare, non so per quale motivo. Non riesco a capire per quale motivo. Non. Hai bisogno di un open? Cos'è? Ho bisogno di un open inventario. Ma non è che forse ho l'inventario pieno? Vediamo un attimo. Come si fa? Ah, 57 su 60. Sì, ho l'inventario pieno. Ho l'inventario pieno. Perciò ne andiamo a vendere alcuni oggetti. Talk, store. Thirsty? Ok, vendiamo. Allora, vorrei vendere delle armature. Ho questo medium armor che a me non interessano le armature medie, perciò lo vendiamo. Madonna, per 5 pezzi. Questo 21 non mi serve e ce lo vendiamo. Questo qui lo vendiamo. Questo mi dà 28, è più forte del mio attuale, però il mio mi dà 10 di vita. Poi cresce l'armor, vabbè. Questo lo vendo. Questo lo vendo. Questo lo vendo. Lo vendo. Vabbè, in pratica vendiamo tutto. Questo è light armor, però è poco, 25. 1. Vendo. E vendo. A posto. Ora dovremmo avere normalmente un po' più di spazio. Un attimo. Ok. Perfetto. Facciamo un'altra volta, poi me ne avanzano 6. E mamma mia, ce ne abbiamo 19, ragazzi. Possiamo creare un bastone, però mi serve un Argonian Flint qui. Però a me non mi piace questo tipo di bastone a forma di cerchio. Non so per quale motivo me li dà così. Non so se si può cambiare l'estetica del bastone. Ah, uno scudo, bellissimo. Aspetta un attimo, se io provo a dare questo ad esempio, no? Lo aggiungo e lo rompo. Ok. Non è che mi sblocca anche l'aspetto? No, no, non me lo sblocca. Penso che l'estetica.
mi cambiasse. Allora, invece qui cosa abbiamo? Qui abbiamo questo. Possiamo craftare questo qui. Okay. Queste. Due volte. Ok. E cosa possiamo crearci di bello? Possiamo crearci le vesti. Le vesti. Light armor. A noi ci interessano queste qui. Dove stanno? Eccole qui. Queste. Addirittura noi ne abbiamo 15 di pezzi. Il massimo è 13 e serve livello 14. Però ci serve un Argonian Flint qui. Noi potremmo creare questo a livello 4, che ci dà 30. Ci dà. Ah, il trait pure qui. Ah, noi non ci abbiamo nulla. Ah, guardate. Incresce in base all'oggetto. Possiamo metterci. Ad esempio, se mettiamo questo, ci dà 22. Tu... non riesco a capire cos'è. Increscere la resistenza del critico. Ah, questa è l'impenetrabilità. Non è l'incantamento, è l'impenetrabilità. Vabbè, non è che possiamo fare tanto, Blacksmith non ci interessa. Vediamo un attimo questo. Questo cos'è? È incantamento. Ah, vedete? Io ho recuperato tutte queste gemme. Se io metto questa qui, metto questa qui e metto questa qui, incantamento ci dà? Ah, effetto sconosciuto. Proviamo? No, però ho messo questa qua rara. Ho messo, ce n'ho due. Però no, proviamo questa qui. Ok. No. Io potrei mettere questa rossa. Sì, la potrei mettere, ma non voglio metterla perché è gialla, dovrebbe essere leggendaria. Craftiamo. Mamma mia, abbiamo fatto salire due shunting. Vien translate the following rune. Ok. Quindi? Quindi? Eccolo. Cos'è questo? E questo che l'abbiamo estratto. Tu vuoi essere applicato a un item? Ah, rigenerazione. Health regen questo è. Proviamo a farne un altro. Me ne serve uno così. Questo qui. R. Ah, queste sono tutte le frasi che fa, no? Vediamo. Flame infligge a questo, aggiunge un health rigenerazione. Questo aggiunge 3 danni di fuoco. E questa è buona, questa. Questa è buona. A cosa, scusa, però l'aggiunge? A un item. Ah, possiamo estrarla? R? No, che ho fatto? Ah, vedete? Mo mi dice che è fire. Non ho che... dopo quell'estratta, che cambia? No, secondo me sto facendo così. Ho levato l'incantamento, volete vedere? Guardate. Come faccio a incantare l'arma? L'arma. Se mo vado in inventario. Ecco qui. No. Dall'1 al 10. Ma come faccio? Non saprei. Forse qui. Un attimo. No. Ah, ce n'abbiamo una di queste. Wow.
Andrebbe a livello 18. Cioè, danno 18. No, 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 non voglio. Non voglio. Non voglio consumarla. Una di queste qui. Perciò... Ma è la luce di questo posto? Ah no, sì, sì. Va bene ragazzi, non ho ben capito come si fa. Se scrivetemelo in un commentino qui sotto. Allora, io vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace, un commento, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!